Ciao, sono Gabriele Donzelli, ho 20 anni, sono di Poviso Masciago in provincia di Monza e Brianza. Ciao, sono Riccardo Caputo, ho 20 anni e vengo da Cesano Maderno. Hai mai sentito parlare di questa sindrome? Sì, ho sentito parlare di questa sindrome perché un mio amico ha iniziato a fare delle ripetizioni a un ragazzo che ha la sindrome di Asperger. Altre volte in cui ho sentito parlare, ad esempio la serie televisiva Good Doctor, dove il dottore protagonista ha la sindrome di Asperger. Sì, ho sentito parlare, anche perché ne è affetta Greta Thunberg. Cosa so riguardo? Ben poco, sono parecchio ignorante su questioni mediche. Cosa sai riguardo? Clinicamente poco, niente. So ad esempio che sono molto attenti a fare tutto giusto e ad esempio questo ragazzo che viene aiutato da questo mio amico viene anche con me a sciare la domenica col CAI. E sciare per loro, ad esempio, è una cosa molto complicata perché non hai quasi niente sotto controllo mentre sci. Quali pensi siano le principali caratteristiche? Ad esempio, fanno molta più fatica ad avere delle relazioni perché magari molte cose che danno fastidio a una persona che ha la sindrome di Asperger ad altre persone non danno per niente fastidio. E quindi loro che sono attenti a tutti i particolari non riescono ad avere una bella relazione con altre persone. Le caratteristiche principali, da quello che so, quelle poche cose che so di questa sindrome, so che riguardano le relazioni che queste persone non riescono a tenere con le altre. E conosco qualcuno con questa sindrome, so di una figlia, di una collega di mia mamma. Conosco questo ragazzo che viene con noi, con me a sciare con il CAI. In realtà ho un bel rapporto con lui. Anche se molto spesso noto che gli dà ad esempio fastidio parlare tanto, ascoltare tanto una persona e infatti parlando anche con sua madre, con lui fa fatica ogni tanto ad avere una relazione e parlare spesso.